Splendid Chose 2 è meglio dell'originale? I vivi e i morti possono coesistere? È la mia occasione. Splendid Chose 2 è meglio dell'originale? Non credo sia questa la domanda da fare, anche perché sono passati 36 anni, sarebbe ingiusto confrontare un film di oggi con un cult di quasi 40 anni fa, con tutto un altro spirito, un altro budget e soprattutto un vissuto completamente diverso del regista Tim Burton, che nel frattempo ne ha viste e ne ha fatte di tutti i colori. La domanda vera è: c'è del Tim Burton in questo film di Tim Burton, come direbbe Ian Malcolm in Jurassic Park? Non è una domanda stupida, perché diciamo che negli ultimi film il regista ha fatto un po' la parodia di se stesso involontariamente, oppure ha tentato di ritornare a quelli che sono diventati i suoi tratti distintivi, ma senza riuscirci mai davvero. Pensiamo a Big Eyes, che sembra un film che non ha girato lui, oppure pensiamo a Mercoledì, la serie che sì, ha riportato in auge, se mai ce ne fosse stato bisogno, il suo nome in tutto il mondo, ma è una versione molto diluita ed edulcorata del suo stile. Questo lo possiamo dire, anche se ha tanti difetti e imperfezioni, è il primo film in tantissimi anni, forse da Frankenweenie, quindi più di 10, che sembra effettivamente un film di Tim Burton in cui Tim Burton si è divertito. Lo vediamo dalla cura nelle props, dei volantini, dei poster, nella scena magnifica in cui Monica Bellucci è una specie di sposa cadavere vivente. Tra l'altro Monica Bellucci è usata benissimo, con praticamente zero dialoghi ma d'effetto. Lo vediamo nell'utilizzo affettuoso di Winona Ryder, fantastica, Michael Keaton sempre un boss, che gli vogliamo dire, e nel finale che finalmente si sbottona, diventa meno rigido e ingessato, è quasi un numero musicale infinito. E poi c'è nel finale anche un aggancio a quello che forse potrebbe essere un terzo capitolo, che ormai si chiama da sé Beetlejuice, ecco, l'abbiamo chiamato anche noi, che ci starebbe, visto il successo che il film sta avendo, probabilmente potrebbe anche accadere. Quindi Beetlejuice è un film perfetto? No. È un film di Tim Burton in cui Tim Burton si diverte? Sì. E quindi assolutamente da vedere, divertendosi e magari prestando attenzione a tutti i piccoli dettagli che sono sparsi qua e là in scenografie e props ricchissime. Beetlejuice, e qui ci fermiamo per non evocare demoni strani. Beh, Tim Burton torna in grande forma, finalmente lo rivediamo un po' come alle sue origini, il Tim Burton, quello che ci piace tanto. Il film non è perfetto, questo no, le varie storie rende personaggi nella parte centrale girano un po' a vuoto, ma non è assolutamente un peccato grave, anzi alla fine tutto torna e tutto funziona, compresi i tanto amati suoi momenti musicali, chiamiamoli così, anche se erano avanti, li abbiamo sempre visti nella filmografia di Tim Burton, li riporta anche questa volta, soltanto che all'epoca, quindi quando uscì Beetlejuice 1, erano molto avanti, adesso sono decisamente di moda. Altra cosa che ci è piaciuta tanto del film, beh, ovviamente gli inserti in stop motion sono un po' il cuore del suo cinema. Quindi, Beetlejuice, ci è piaciuto? Assolutamente sì. Domanda secca, di quelle da dentro o fuori, ci è piaciuto Beetlejuice? La risposta è sì, assolutamente sì. Anche se non è un film perfetto, ma ci arriveremo. Ci è piaciuto perché abbiamo ritrovato il Tim Burton che amavamo, un Tim Burton che ci sembrava essersi perso, Tim Burton che sembrerebbe essere stato rievocato come se l'avessimo nominato 3 volte, proprio come il protagonista di Beetlejuice, il film che nell'84 ce l'aveva fatto amare, uno dei suoi personaggi più popolari e amati, ed è un film che funziona, è un film che abbiamo amato sin dall'apertura di Venezia, è un film che funziona per lo stile, per il look inconfondibile di Tim Burton che qui ritroviamo, per i vecchi personaggi che ritroviamo e che fanno il loro dovere come ci aspettavamo, ma anche per le aggiunte che si vanno a integrare bene in questo tutto unico che è il sequel di Beetlejuice. Un film perfetto? No, non è un film perfetto, è un film che si perde delle storyline qua e là per poi ritrovarle in un finale in crescendo che funziona benissimo, ma è soprattutto un film che ci ha divertiti e che si vede che Tim Burton si è divertito a girare.
Non c'è dubbio, nel bene e nel male bisogna riconoscere a Tim Burton una peculiarità specifica. È uno dei pochi registi dalla narrativa e dall'estetica ancora molto riconoscibile. Mostri, freak, disagiati. Un marchio di fabbrica impresso a fuoco su Beetlejuice, Beetlejuice. Sequel di un cult che, in poco meno di 2 ore, si aggancia ed esalta lo stesso immaginario del regista. Un ritorno alle origini, una ripartenza, un rifugio nella zona di comfort dopo numerosi flop. Ritroviamo le musiche di Danny Elfman, gli emancipati, gli oscuri, materie prime di un approccio ancora analogico e artigianale, molto artigianale, ma che in questo nuovo capitolo vengono diluite in uno script, diciamo, non sempre all'altezza, personaggi introdotti e poi di colpo dimenticati, insomma, possiamo pensare anche a Monica Bellucci, diverse, forse troppe, storyline che si susseguono e poi soprattutto una parte centrale che perde di tono e di ritmo dopo un ottimo inizio. Il resto è Tim Burton, va considerata una certa dolcezza di fondo che avvolge un po' il film, e vanno considerate le intuizioni che appunto ci fanno ritrovare il vecchio Tim Burton, ci riportano indietro nel tempo a quando appunto Tim Burton era un regista visionario e molto molto originale, una su tutte una platea di influencer che viene risucchiata dagli smartphone. Scena da incubo, o probabilmente, meglio dire, da sogno. Quindi, la redazione di Movie Flyer ha parlato, anche se ci sono delle perplessità su qualcosa, l'abbiamo promosso. E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto Beetlejuice, Beetlejuice? Fatecelo sapere nei commenti.